Buongiorno a tutti, do il benvenuto a chi è in ascolto, chi è collegato a questa prima serie di eventi che popoleranno il web in questi 3 giorni a seguire e nell'occasione dei quali l'università mette a disposizione ciò che la scienza fa nei vari ambiti. Medici, culturali, sociali, eccetera. Il mio spazio è dedicato ai bambini che soffrono di malattie rare ed è dedicato soprattutto ai genitori di questi bambini che tante difficoltà incontrano nell'arco della loro vita. La mia presentazione mette in sintesi, evidenzia quali sono oggi le novità riguardanti le malattie rare, novità che riguardano un presente che si fa futuro man mano che i minuti e che le ore passano. Vediamo dunque quali sono i punti salienti e le caratteristiche di questo ampio gruppo di malattie. Iniziamo col dire che per rarità, giusto facendosi a un patrimonio umanistico, per rarità si intende quella condizione di ciò che, quello stato, quella condizione di ciò che avviene raramente. Quella condizione, quella caratteristica che è difficile a trovarsi e che rende la persona che ne è colpita particolarmente preziosa, ma anche particolarmente fragile. Una definizione più scientifica del termine di rarità riferito a una condizione patologica, quindi ad una malattia, vede d'accordo i ricercatori nazionali e internazionali nel definirle come malattie a bassa prevalenza, cioè malattie che si trovano di raro nella popolazione generale. In Europa circa 5 soggetti, 5 o meno di 5 individui su 10.000 persone sono colpite da queste malattie. Negli Stati Uniti la prevalenza risulta essere un po' appena diversa, circa 8 persone sono colpite da malattia rara ogni 10.000 della popolazione generale. Questo fa sì che in Europa vi siano circa 30 milioni di soggetti affetti ed in Italia circa 1 milione di soggetti colpiti nel complesso da malattia rara. Quindi, se da un lato la singola malattia rara risulta poco frequente nella popolazione generale, vedete come considerarle come un unico, all'interno di un unico grande contenitore, ne fa diventare numerose. Sono circa 6.000-8.000 malattie rare identificate tutt'oggi dalla comunità scientifica. Ma questo è un numero veramente dinamico che cambia da giorno in giorno, parallelamente alle scoperte, soprattutto come vedremo, alle scoperte che fanno riferimento alle cause di queste malattie. Benché assai diverse, assai eterogenee, le malattie rare hanno delle caratteristiche che le accomunano. Innanzitutto, parlando di prevalenza e quindi di frequenza, giusto per utilizzare un termine più congeniale ai più, le malattie rare possono essere, tra virgolette, comuni, possono essere realmente rare, possono essere estremamente rare, rarissime. Esiste quindi un indice, una variabilità all'interno della rarità, che rende ancor più eterogenee queste malattie. Come vedete in questa immagine, vi ho preso alcuni esempi, giusto per presentare la loro estrema variabilità. Si passa da malattie che colpiscono un individuo ogni 10.000 persone a malattie che ne colpiscono una ogni 3.000 o una ogni 20.000, come per esempio l'atrofia muscolare spinale, una ogni 60.000 persone. Ci sono delle malattie che non godono di una stima numerica, cioè sono talmente rare per le quali non si può fare un calcolo di prevalenza, cioè non è possibile considerare quanto frequenti siano all'interno della popolazione generale. E allora sono le malattie
rarissime, per le quali soltanto alcuni ricercatori al mondo si sono occupati. E allora ne troviamo descritte soltanto pochi casi nella nostra letteratura scientifica di riferimento. 40 casi, 10 casi, un caso, pochi casi. E questo, capite bene, come rende difficile ancor di più tutto gli step necessari che conducono alla diagnosi, alla gestione, al trattamento e che poi nel complesso vanno ad incidere sulla qualità di vita di queste famiglie, perché dietro ogni bambino ci sta naturalmente la sua famiglia. Le malattie rare esordiscono quasi sempre in età pediatrica, quindi colpiscono soprattutto il bambino, sin nei suoi primi giorni di vita, il neonato spesso. La diagnosi può anche essere prenatale, cioè prima che il bambino venga alla luce, soprattutto quando ci sono casi simili in famiglia, ma possono manifestarsi nel bambino di età scolare, nel bambino di età prescolare e anche nell'adolescente. Alcuni sono ad esclusivo appannaggio dell'età adulta. Però la maggior parte di essi, sottolineo e ribadisco, riguardano l'età pediatrica. Ecco perché il pediatra e tutti gli specialisti, anche dell'area non medica, che ruotano attorno all'infanzia, sono coinvolti e devono conoscere le malattie rare, almeno per le loro caratteristiche, per il loro profilo generale. Ricordiamoci che nel complesso le malattie rare sono tra le principali cause di ricoveri ospedalieri, perché le malattie rare purtroppo, come vedremo tra breve, sono anche croniche e rappresentano una delle cause più frequenti di ricoveri sia in degenza sia in ambito ambulatoriale. Hanno sostituito, soppiantato, superato il numero di ricoveri relativi alle malattie infettive. Qual è il loro decorso? Ripeto, è un profilo che io sto delineando per l'intero gruppo di malattie rare, non volendo scendere deliberatamente nel dettaglio di ciascuna malattia rara, anche sarebbe impossibile per il tempo che c'è a disposizione, di delineare tutte le 6.000-8.000 malattie rare. Quindi mi muovo secondo linee di principio generali. L'andamento della malattia è purtroppo cronico, quindi il bambino nasce con la malattia rara e convive, impara a convivere con la malattia rara, convive il bambino e convive la famiglia del bambino con la malattia rara. Purtroppo spesso il decorso può essere invalidante e molto spesso infatti la malattia rara è correlata a disabilità fisiche, motorie nella maggior parte dei casi, a disabilità psichiche, mentali e a disabilità intellettive. L'andamento della malattia è variabile. Se osservate nel grafico che vi ho riportato, c'è un cono giallo che rispecchia un po' l'andamento, la variabilità nello sviluppo del bambino con lo tipico. Esiste quindi un range di normalità, ma il bambino con malattia rara può discostarsi da questo range di normalità ed avere un andamento della malattia che è proprio di quella malattia. Qui vengono riportati degli esempi. Può esservi un bambino che ha un rallentamento però costante dello suo sviluppo, attestandosi quindi a livelli inferiori ma paralleli al range di sviluppo tipico. Poi ci sono bambini con malattie che hanno uno sviluppo stazionario, ma che prende via via che il bambino cresce sempre una maggiore distanza dallo sviluppo tipico. Ciò significa che la differenza tra lo sviluppo tipico del bambino senza malattia rara e lo sviluppo del bambino con malattia rara, la differenza si fa sempre più evidente man mano che il bambino cresce. E questo è quanto
poi si riversa nella capacità adattive del bambino e soprattutto poi nel mondo scolastico. Ma vi sono malattie croniche che hanno un decorso stazionario, appunto, ma vi sono delle malattie croniche rare, grazie al cielo, non sono la maggioranza, che invece si accompagnano ad una regressione delle tappe psicomotorie del bambino, che gradualmente perde ciò che invece aveva acquistato mesi prima. E allora, all'interno di questa variabilità, dobbiamo poi calarci nella realtà, nei bisogni, nelle necessità, nel quadro clinico di ogni singolo bambino e proporre una gestione che sia quanto più personalizzata, quanto più calata nella realtà del bambino affinché si possa contribuire il più possibile nel migliorare la qualità di vita del piccolo e della sua famiglia. Anche considerando le disabilità fisiche, motorie, psichiche, intellettive, ricordiamoci che esiste una varia gamma di gravità. Non tutti i bambini hanno la stessa gravità, non tutti hanno lo stesso grado di coinvolgimento motorio, non tutti hanno lo stesso grado di disabilità intellettiva. Quindi vedete quanto più è vario il quadro clinico, quanto più è necessaria la personalizzazione di una gestione, di una presa in carico. Quali sono le cause delle malattie rare? Nella maggior parte dei casi, in più dell'80%, direi, si riconosce un'origine genetica. Quindi la motivazione dell'insorgenza della malattia va ricercata nel nostro DNA. Va ricercato nel nostro codice genetico. Il progetto Genoma Umano, che si è concluso ormai diversi anni or sono e che ha visto la partecipazione di diversi gruppi di ricerca internazionali, gli Stati Uniti in primis, ma anche molti stati membri europei, ha portato alla conoscenza dei geni di cui il nostro organismo, di cui l'uomo è composto. Sono circa 30.000 geni. Ogni gene ha una funzione propria, produce un prodotto proprio che prende il nome di proteina ed è la proteina che si inserisce all'interno della cellula, delle cellule dell'organismo e regola la struttura di una cellula, regola la funzione di una cellula. Circa due terzi di questi geni identificati nel nostro patrimonio regolano lo sviluppo del nostro sistema nervoso. Questo significa che è sufficiente che ci sia una piccola, minima alterazione della sequenza di sostanze che prendono il nome di basi, ma non scendo nel dettaglio biologico, che compongono il gene, per alterare tutto ciò che deriva da questo, per alterare la produzione di quella proteina che dipende da quel gene che non funziona. Una proteina prodotta che non funziona altera la struttura della cellula, altera il funzionamento della cellula stessa. Immaginate che ad essere alterato sia la cellula, l'unità funzionale che noi troviamo all'interno del nostro cervello, del nostro sistema nervoso, che è il neurone. Il neurone prende all'interno del sistema nervoso tantissimi, migliaia e migliaia di contatti con altri neuroni, creando delle vere e proprie reti neuronali che sono alla base del nostro essere vivente, che sono alla base della nostra attività motoria, delle nostre emozioni, della nostra capacità di sentire, di parlare, di avere la memoria, di apprendere, e di comportarci in una determinata maniera. Quindi immaginate che qualcosa non vada per il verso giusto all'interno di questo gene, con un effetto domino si scatena una serie di conseguenze negative che
che si ripercuotono poi, questo ovviamente in relazione al tipo di gene di cui stiamo parlando, non soltanto nel funzionamento, nella struttura e funzionamento del cervello, del nostro cervello, del cervello del bambino, ma anche gli altri organi possono essere coinvolti, per esempio il cuore, i polmoni, il fegato, lo scheletro, la milza, l'intestino, tutti gli organi che compongono l'essere vivente possono essere coinvolti in questa anomalia. Quindi il difetto genetico è alla base, nella maggior parte dei casi, della malattia rara. Tutto sta nel trovare il difetto genetico, a volte evidente, perché le malattie sono più comuni, le conosciamo già, sappiamo cosa andare a cercare. A volte nelle malattie poco comuni, più rare o eccezionalmente rare, non riusciamo a trovare la causa genetica, pur essendoci, perché il fatto che non la troviamo non significa che non ci sia. E da qui nascono delle difficoltà pratiche di cui vi parlerò dopo, che sono purtroppo legate al ritardo diagnostico che caratterizza queste malattie. Quindi ricordiamoci l'origine genetica, ricordiamoci questi segmenti di DNA che contengono i geni, perché sono quelli di cui si occupa poi il genetista molecolare e che va a cercare come causa di malattie. Nella figura in particolare vedete come i segmenti di geni poi si organizzano all'interno della cellula a formare dei bastoncelli, che sono i cromosomi. Anche lì possiamo avere delle alterazioni che riguardano i cromosomi, possono avere delle parti mancanti, possono avere delle parti duplicate, oppure un pezzetto di un cromosoma appartiene ad un altro cromosoma. Quindi vedete come l'alterazione della sequenza o della posizione o del numero di sequenze di DNA poi ha delle ripercussioni più o meno gravi in ciò che sarà il bambino, in ciò che sarà il suo essere bambino, in ciò che sarà il suo aspetto motorio, il suo linguaggio, le sue capacità intellettive. Una piccola parte di malattie rare non è attribuibile ad una anomalia genetica, ma trova l'origine in alterazioni nello stile di vita, in cause iatrogene, farmacologiche, cioè alcuni farmaci possono avere danneggiato lo sviluppo del bambino in epoca fetale o in epoca embrionale, alcune infezioni possono aver causato una malattia, alcuni comportamenti sbagliati della mamma, come l'eccessiva assunzione di alcol o di droghe durante la gravidanza. Quali sono le conseguenze che si hanno a causa delle malattie rare? Beh, sul bambino non sono soltanto conseguenze di natura medica. Questa, diciamo, è una visione che deve essere di patrimonio comune oggi 2020. Non siamo più nell'Ottocento, quando anche prima le iniziali descrizioni di malattie rare erano, come dire, attribuite esclusivamente a ricercatori, a scienziati, e da essi venivano gestite. Le malattie rare hanno delle implicazioni a 360 gradi e riguardano la sfera psicologica del bambino, riguardano la sfera sociale, riguardano l'ambiente in cui vive, riguardano la famiglia, hanno ricadute funzionali in ambito scolastico e in ambito professionale per i genitori, naturalmente. Quindi è un problema che riguarda la scuola, che riguarda gli insegnanti, tant'è che esistono, la scuola ovviamente si è adeguata, è diventata inclusiva in tal senso grazie ad una serie di aspetti regolatori, di quadri normativi, così ad una serie di, anche nell'ambito pratico, di corsi di specializzazioni per l'insegnante, di corsi di formazione, di aggiornamento, che lo rendono sempre più inclusivo.
idoneo, sempre più consapevole di cosa sia una malattia rara. Le malattie rare purtroppo comportano una spesa sanitaria nazionale elevata. La spesa sanitaria elevata è per il singolo e quindi a carico di ogni famiglia, ma certamente si ripercuote in ambito nazionale, perché le terapie là dove presenti, toccheremo in seguito questo argomento, non riguardano purtroppo tutte le malattie rare, ma soltanto una parte di essa. E quindi soltanto circa 400, esistono circa 400 farmaci, ma ovviamente la lista, anche questa, così come il numero di malattie rare, è dinamica e quindi sono approvati per il trattamento delle malattie rare. Cosa succede alle malattie rare che non hanno un trattamento specifico? Non vengono trattate? Lo sono. Ma lo sono in una maniera, come dire, aspecifica, non viene curata la causa, ma viene curata la manifestazione, il sintomo. Si parla di trattamenti sintomatici, che spesso sono trattamenti di supporto e che significa per il bambino essere sottoposti a programmi di riabilitazione. Sono programmi di riabilitazione fisica, sono programmi di riabilitazione, per esempio, del linguaggio, programmi di riabilitazione neurocomportamentale. Esiste poi anche la possibilità che il bambino possa giovarsi di farmaci, seppur non specifici per la sua malattia, seppur non patogenetici. Consentitemi questa parola un po' più complessa, ma vuole indicare la specificità del farmaco nello sconfiggere la causa della malattia. In assenza di tale specificità, vengono utilizzati dei farmaci che servono per curare la manifestazione che certamente rende difficile la vita al bambino e che è giusto che sia naturalmente alleviata. Le malattie rare sono quindi nel complesso, e lo sa bene chi c'è dentro, malattie definite ad alta complessità. Cosa significa ad alta complessità? Significa che le malattie hanno una complessità che riguarda la loro presa in carico assistenziale e necessitano, come già accennato, di una gestione multispecialistica, ma soprattutto multiprofessionale. Questo perché dobbiamo un po' sapere che le malattie rare molto spesso non colpiscono un singolo organo, quindi malattia rara del cuore, quindi malattia rara del cervello, quindi malattia rara del fegato o dello scheletro, ma proprio per quell'effetto del gene, per l'effetto del suo prodotto, della proteina che entra all'interno di tante attività cellulari, le malattie rare sono spesso dette multisistemiche, cioè coinvolgono all'interno di una stessa persona più organi e più apparati. Colpiscono il cuore, colpiscono il cervello, colpiscono i rene, colpiscono i polmoni, gli organi riproduttivi, la cute, poi ogni malattia ha la sua specificità nelle manifestazioni cliniche. Ma un'ulteriore complessità è data dal fatto che alcune manifestazioni all'interno della stessa malattia, alcune manifestazioni sembrano essere esclusive di alcune fasce di età. Quindi per certe malattie noi troveremo delle manifestazioni cliniche che sono proprie del bambino piccolo, altre che sono proprie dell'adolescente, altre che sono proprie dell'età adulta. E non troveremo mai le manifestazioni che incontriamo nell'età adulta nel bambino neonato. Questo cosa comporta? Comporta che ogni
malattia rara, ha una sua storia naturale, ha una sua storia di evoluzione che è fatta di, come abbiamo visto prima, momenti stazionari, momenti di peggioramento, momenti di progressione, momenti di silenzio, momenti di coinvolgimento di un organo e non di un altro. Ecco perché è strettamente necessario che la gestione sia multispecialistica, cioè all'interno dell'area medica. È necessario che per una stessa malattia più specialisti siano a conoscenza, più specialisti prendano in carico quello stesso bambino in età pediatrica e poi successivamente altri specialisti lo prendono in carico in età adulta. E che non sia soltanto uno specialista dell'area medica, ma che sia uno specialista, un professionista di altre aree. Come? Allora, rispondere a questa domanda, ma quali sono i professionisti coinvolti? Non uno, ma tanti. Io vi ho fornito una lista che possiamo definire infinita, di specialità che riguardano, ecco, nel primo gruppo specialità mediche. Dal neuropediatra, al neuropsichiatra, al genetista, al neuroradiologo, non li sto a leggere tutti, ma c'è proprio di tutto, dall'ematologo all'endocrinologo. E immaginate ognuna di queste specialità sdoppiate per l'età pediatrica e per l'età adulta, perché è fondamentale, e su questo gli specialisti devono trovarsi d'accordo e anche le famiglie. Pretendere che ci sia questa differenza è necessario che i bambini siano seguiti dagli specialisti dell'età pediatrica e che gli adulti siano seguiti dagli specialisti dell'età adulta. Soltanto in alcune circostanze, nell'ambito appunto delle malattie genetiche croniche come le malattie rare, spesso il genetista l'esperto che ha preso in carica il bambino sin da piccolo può seguire il bambino che si fa adolescente, che diventa giovane adulto e che quindi cresce negli anni. Ma è chiaro che si tratta di eccezioni. Nella maggior parte dei casi è necessario che lo specialista dell'età adulta si rivolga agli adulti, perché quelle sono le tipologie delle manifestazioni cliniche che lui dovrà gestire in un adulto e che lo specialista dell'età pediatrica segua l'età pediatrica. Assieme a tutta questa serie di specialisti in cui vedete, tra cui non ho escluso assolutamente, ma rappresentano il fulcro, come dirò dopo, il pediatra di libera scelta, cioè il pediatra di famiglia e il medico di medicina generale, figurano altri professionisti detti della salute, che sarà il biochimico, il logopedista, il fisioterapista, lo psicomotricista, l'infermiere specializzato, il terapista occupazionale, che si alternano nelle 24 ore, nella gestione, nell'arco della vita, nella gestione di queste persone. E così come vedete in rosso in basso per concludere, ma mi dispiace avermi dimenticato un professionista, ma sono veramente tanti, nella gestione sono essenziali gli psicologi, i neuropsicologi, il pedagogista clinico, l'assistente sociale, l'insegnante di sostegno, sono tutti elementi cardine, contribuendo in egual modo alla gestione del bambino con malattia rara. Cos'è necessario allora? Allora è necessario coordinare gli interventi che derivano da più parti, da più specialisti, da più professionisti. Ed è necessario ovviamente in primo luogo avere dei centri specializzati di cura, visto che le malattie sono rare, visto che pochi li conoscono. È necessario che il paziente afferisca, che il bambino e la sua famiglia afferiscano a centri specializzati di cura dove possono avere il meglio della ricerca scientifica, dell'assistenza per quella data malattia. Ma è necessario anche, come dire, fronteggiare dei problemi più pratici, quale per esempio gestire, accessi a più ambulatori,
che spesso si trovano in sedi separate, per cui se il bambino ha necessità di fare una visita clinica dallo specialista neurologo, neuropediatra e poi dovrà fare un'altra visita clinica dallo specialista gastroenterologo, o dovrà sottoporsi ad un'indagine strumentale, o dovrà fare una consulenza genetica, o dovrà fare nel pomeriggio una seduta di logoterapia. Vedete, gli accessi ambulatoriali sono tanti, sono diversi, molte volte sono più di uno nello stesso giorno, sono scaglionati del tempo. Quindi è necessaria una coordinazione al meglio di queste attività, della coordinazione dei servizi e del tener conto, come ho già detto, di tutti quei problemi che riguardano gli aspetti non solo dell'area medica, ma psicologici, economici, visto che sono delle patologie ad elevato impatto economico e sociale. E allora in questa figura geometrica ho inteso rappresentare la malattia rara, la complessità delle malattie rare, perché all'aumentare di quest'ultima, quindi all'aumentare della complessità, è necessario tenere alla base comunque in considerazione gli aspetti interdisciplinari che questi comportano, ma è necessario, come dire, aumentare le conoscenze, offrire alle famiglie una maggiore, esperienza che riguarda sia le capacità diagnostiche, sia i livelli di cura, sia i centri specializzati. Ecco perché più la malattia diventa rara, più la malattia diventa complessa, più si assottigliano, si riducono numericamente i centri di cura, gli specialisti che la conoscono, le capacità diagnostiche e le possibilità di trattamento. Ma chi formula il sospetto diagnostico? Cioè, detto in termini molto più semplici, chi si accorge che il bambino ha una malattia? Certamente non di malattia ci si può accorgere, ma che comunque il bambino ha qualcosa che non va e che lo distingue, lo differenzia in un certo qual senso dallo sviluppo di altri bambini. Beh, sicuramente io qui vi ho rappresentato i tre momenti essenziali del sospetto diagnostico: la famiglia, i genitori molto spesso si accorgono, vanno dal medico perché si accorgono che qualcosa non va, o è il medico stesso, il pediatra di famiglia, che in occasione dei bilanci di salute si accorge di uno sviluppo che non sta andando verso giusto. Oppure è l'insegnante, la scuola, sono i compagni e la relazione all'interno della comunità scolastica che mettono in luce che qualcosa non va per il verso giusto. Allora, cosa bisogna considerare all'interno delle traiettorie di sviluppo di un bambino? Vi sono quattro traiettorie di sviluppo per le linee generali, non scendo nel dettaglio. Uno che riguarda lo sviluppo dell'attività motoria grossolana, cioè quando il bambino comincia a camminare, quando incomincia a correre, a giocare con la palla. Un'altra area che riguarda lo sviluppo della vista e della motilità fine, cioè quando il bambino è in grado di colorare dentro il rigo, di usare dei pennarelli, delle matite. Scusate, leggo che la slide non è andata nella progressione. Se il signor Pistorio, che è il tecnico che mi assiste, può dirmi se adesso sta progredendo la slide, la presentazione, o forse no. Io sto andando avanti con le immagini, ma non ho un riscontro dal pubblico, quindi ho già fatto vedere una serie di diapositive che posso riproporre, cioè ricondividere.
Bene, in ogni caso vale la presentazione. E la chiacchierata che stiamo facendo su questo gruppo di malattie. Bene, vedo che stiamo andando avanti. Allora si è bloccata alla nona. Procedo. Abbiamo parlato della complessità, vedete la lista degli specialisti coinvolti e la necessità, come vi dicevo, di coordinare gli interventi. Chi formula il sospetto diagnostico, quindi riprendendo da questo concetto, è la famiglia, è lo specialista, è il pediatra di famiglia, scusate, è l'insegnante, la scuola, che possono accorgersi che qualcosa non va nel verso giusto. Io nel frattempo sto andando avanti con la presentazione delle diapositive, non so se il signor Pistorio mi può dare un riscontro. Dicevamo delle traiettorie di sviluppo, di cosa considerare valutando le aree di sviluppo del bambino, ma senz'altro la motilità grossolana, quindi la capacità del bambino di iniziare a deambulare e ancor prima di star seduto da solo, eccetera, e successivamente anche la vista e la motilità fine. Io sto andando avanti, però non so cosa ne sarà delle mie diapositive. Quando un bambino è capace di poter scrivere dentro un rigo, mantenere il contorno di una figura, giocare con i chiodini, con dei giocattolini molto piccoli, e quanto invece è dovuto allo sviluppo del linguaggio, dell'acquisizione del vocabolario, delle sue capacità di udito. E quanto invece è da attribuire alla traiettoria di sviluppo che riguarda l'aspetto sociale, la sua partecipazione alla vita di relazione, il suo comportamento. Quindi, cosa bisogna allora considerare all'interno di queste macro aree del bambino con malattia rara? Cercare di capire ogni abilità in che maniera procede separatamente. E se è rispettata la sequenza del processo evolutivo, quale sia lo stadio che il bambino ha raggiunto in ciascuna area di abilità, se il progresso è simile per ciascuna area, se il profilo complessivo dello sviluppo del bambino è quanto questo correla poi con l'intera traiettoria, quindi in un'ottica più globale, in un'ottica sistemica. Quindi, dalla identificazione di queste aree dello sviluppo che riguardano sicuramente il neurosviluppo, non lo sviluppo d'organo, noi possiamo avere un po' un'idea generale, ma sicuramente va poi valutata dallo specialista di riferimento di quale sia la situazione attuale del bambino, lo possiamo avere noi in famiglia. Lo può avere l'insegnante curriculare, lo può avere l'insegnante di sostegno eventualmente. Ma quindi, se da un lato il sospetto diagnostico è formulato dalla famiglia, dalla pediatra o dalla scuola, chi è che conferma la diagnosi? La confermano i centri specialistici di riferimento. Ecco che entriamo più nella specializzazione. È necessario che il bambino con malattia rara venga riferito presso i centri specialistici che conoscano bene la malattia in questione, che dal sospetto si possa avere una conferma o si possa avere una disconferma e che quindi si mettano in atto, in essere tutte quelle attività necessarie perché si possa appunto confermare o disconfermare una diagnosi. Ma chi mi dice da genitore che sto andando nel centro specialistico giusto? In fin dei conti, ospedali ce ne sono tanti. Tutti con ottimi professionisti, ottimi pediatri, ottimi neuropsichiatri, ottimi servizi territoriali, ma chi mi dice che quel centro sia proprio quello giusto
per la malattia che si sospetta o che sia quello giusto per delineare qual è, per dare un nome e un cognome a quel quadro clinico che mio figlio presenta. Allora, in questo campo, da un certo punto di vista, ci viene incontro la sanità pubblica. Esiste un quadro normativo nazionale di riferimento che delinea in Italia una rete assistenziale dedicata alle malattie rare e la delinea in maniera specifica. Non sono centri messi lì a caso, ma sono centri specializzati per quella determinata malattia rara o per gruppi di malattie rare. Il quadro normativo di riferimento è il decreto ministeriale, il vecchio decreto ministeriale numero 279 del 2001. Vedete, andiamo indietro di 19 anni. In questo decreto, che diciamo, ha rappresentato una pietra miliare nell'assistenza delle famiglie, dei familiari, dei bambini con malattie rare, viene sancita, istituita una rete assistenziale dedicata in tutta Italia con dei centri regionali. Viene anche sancita l'esenzione dalle spese sanitarie per le malattie rare, non per tutte le 6.000-8.000 malattie rare, ma per buona parte di esse. Quindi il cittadino può essere esentato dalle spese per le prestazioni sanitarie e istituisce il decreto un registro nazionale dove vengono indicati tutti i pazienti che soffrono di malattie rare. Sono dei dati di massima, c'è cioè un dataset di massima che permette di identificare il numero di patologie per regioni, il tipo di patologia, dove è stata fatta la diagnosi, l'età del bambino, eccetera, che è comunque utile per fare delle stime numeriche, per quantizzare, per definire le caratteristiche demografiche generali delle malattie rare in Italia. Al decreto si allega un documento, che è appunto l'allegato 1, che conteneva tutte le malattie rare che il sistema sanitario metteva in esenzione dalle prestazioni mediche. E questo decreto risulta ancora valido, seppur aggiornato. Infatti il DPCM del 12 gennaio del 2017, nella definizione, nell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, quindi dei LEA, propone nell'allegato 7 un aggiornamento delle malattie rare che godono dell'esenzione dalle prestazioni sanitarie e quindi un aggiornamento della rete nazionale dei centri. Vedete, la rete è un concetto che torna molto all'interno delle malattie rare, perché è un concetto che si estende non soltanto ai centri specialistici, quindi rete di centri specialistici a livello regionale e a livello nazionale, ma c'è anche una sovrarete, perché ogni regione ha un coordinamento regionale per le malattie rare, che in Sicilia ha sede a Palermo, con una commissione di coordinatori. All'interno della rete nazionale ci stanno degli organi, delle istituzioni, ci sta l'Istituto Superiore di Sanità, presso cui è gestito il Registro Nazionale Malattie Rare, ci sta il Ministero della Salute, ovviamente. Ma ci stanno anche all'interno di ogni singolo centro clinico regionale una rete di servizi, una rete di servizi intra-aziendale o inter-aziendali che sono in funzionamento, in collegamento funzionale e che permettono che un bambino con malattia rara faccia un esame presso un'unità operativa, faccia una visita presso un'altra azienda della stessa, un'altra unità operativa della stessa azienda o un altro presidio ospedaliero della stessa azienda, come giusto è il caso nel fattispecie qui a Catania, per esempio, dell'azienda
policlinico che contempla anche il presidio ospedaliero San Marco. All'interno del centro clinico aziendale, quindi all'interno poi della rete intraaziendale, è possibile fare delle consulenze che possono essere delle consulenze fatte anche a distanza, se io coinvolgo centri specialistici anche fuori regione o se vogliamo anche fuori i confini dell'Italia. Poi all'interno dei centri clinici regionali possiamo trovare cosiddetti PDTA, cioè percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, che purtroppo non esistono per ogni malattia, ma vengono elaborati dagli specialisti della malattia e in un certo qual senso, quando presente, tracciano un po', delineano il percorso che ogni bambino, la sua famiglia, ogni persona con malattia rara dovrà fare nell'arco della sua vita all'interno del servizio ambulatoriale presso cui è seguito. E certamente i centri clinici devono rispondere a delle caratteristiche per essere altamente specializzati, cioè per avere quelle capacità richieste dalla famiglia di far fronte ai bisogni, alle necessità assistenziali della famiglia stessa e del bambino. Devono rispettare dei requisiti minimi che sono previsti dalle raccomandazioni europee per poter svolgere l'azione di centri di expertise. Vedete, la comunità europea è stata in questi anni, nelle ultime 2 o 3 decadi, molto sensibile al problema delle malattie rare e ha veramente emanato tanti documenti, tante raccomandazioni affinché gli stati membri europei fossero uniti nell'intento, nelle pratiche, nei protocolli, nelle iniziative, nei programmi, nelle iniziative, e che ci fosse quanta meno disparità possibile tra le varie nazioni in Europa. Quindi è richiesto ai centri clinici specialistici di ottemperare a dei requisiti previsti. Dovranno far parte questi centri clinici della rete assistenziale regionale ed essere unità funzionali. Sono sottoposti ad una valutazione periodica regionale, ma anche da parte delle associazioni, per cui le regioni potranno acquisire parere dalle associazioni di pazienti che hanno il loro ruolo, come vedremo successivamente, e proporre programmi di valutazione esterna. Vale la considerazione che per le malattie ultra rare o quelle che hanno una complessità veramente particolarmente elevata, vengono individuati dei centri clinici interregionali, perché come dicevamo, se ricordate la figura triangolare, non so se l'avete vista, a mano che aumenta la complessità della malattia, aumenta la specificità, si riducono il numero di centri specialistici, ma che è possibile consultare attraverso attività di telemedicina, cioè di medicina a distanza o di teleconsulto. È fondamentale, poi, e la comunità scientifica, la comunità clinica è molto sensibile a questo argomento, che si sviluppino dei programmi assistenziali per quella fascia detta di transizione del bambino che diventa adolescente, dell'adolescente che diventa giovane adulto. Il passaggio non è semplice perché bisogna passare le consegne, il testimone da una gestione di tipo pediatrica ad una gestione di tipo adulto e quindi bisogna programmare tale attività, concertarla con gli specialisti dell'età adulta in modo da ridurre quanto più possibile il disagio alla persona, alla famiglia stessa. Ma a questo punto scendiamo nel dettaglio. Esistono centri specialistici in Sicilia? Scusate, ma mi sottolineano come le diapositive non scorrano e non so la motivazione.
un po' di ripresentarle, di riproporle, magari così riuscite a seguire meglio. Esistono centri specialistici in Sicilia, certo, la domanda ha una risposta positiva, e esistono perché in virtù di quel decreto ministeriale tutte le regioni in Italia hanno individuato i propri centri di riferimento. Esistono in Sicilia e sono identificabili nella maggior parte dei casi all'interno della rete nazionale, scusate, della rete regionale. Sono identificabili, io riprendo perché spero che stiate adesso vedendo la progressione delle diapositive. Sono identificabili soprattutto nei tre policlinici universitari, quindi nelle tre aziende ospedaliere o policliniche universitarie di Palermo, Messina e Catania, e anche nell'istituto di ricovero a carattere scientifico che è l'Oasi di Gruina. Ovviamente questi sono i mega contenitori. All'interno di ciascuna azienda policlinico esistono poi le diverse unità operative che sono specializzate nella diagnosi, nel monitoraggio, nel trattamento, nel follow-up delle pazienti, dei bambini o degli adulti con malattie rare. A livello normativo regionale, l'ultimo diciamo decreto Ritalia 2018 e considera una riorganizzazione della rete regionale siciliana per le malattie rare, porta delle modifiche e delle integrazioni al precedente decreto, ma già stanno ripreparando in assessorato una nuovo aggiornamento di questo decreto e quindi con una ulteriore riorganizzazione della rete regionale. I centri clinici vengono naturalmente sottoposti a periodica revisione attraverso una valutazione di eventuali nuove richieste, quindi si aggiungono dei nuovi centri clinici o si tolgono dei centri clinici prima presenti, e sicuramente l'attività dei centri di riferimento va valutata e viene ricavata dai flussi ministeriali e dal registro regionale di malattie rare, che è gestito presso l'Osservatorio regionale delle malattie rare, che ha sede presso l'Assessorato della Salute a Palermo. Quindi anche la Regione Sicilia, così come a livello sovrastrutturale nazionale, anche la Regione Sicilia ha un suo registro dove vengono indicati, registrati appunto tutti i casi di malattie rare residenti in regione. Allora, io vi ho qui portato una carrellata, ma è diciamo inutile parlare per ogni singola malattia del documento del decreto che identifica per categorie nosologiche, cosa significa adesso lo vediamo. Identifica in regione quali sono i centri di riferimento specialistici. Cosa sono le categorie nosologiche? Sono le categorie, i gruppi di malattie rare, quindi i tumori rari, quindi le malattie, ad esempio, delle ghiandole endocrine, per esempio le malattie del metabolismo, o vedete in alcuni casi vi è la distinzione tra malattie del metabolismo dell'età pediatrica e quelle dell'età adulta, indicando quindi dei centri di riferimento propri per l'età pediatrica e propri per l'età adulta. Oppure malattie del sistema immunitario, per esempio delle immunodeficienze, o ancora malattie del sangue. Vedete, nel caso delle malattie del sangue, per esempio, è possibile nella colonna di sinistra vedere quali sono gli ospedali che hanno il centro di riferimento. La gazzetta, il decreto sarà aggiornato, non ci sarà più, ovviamente, come già sapete, l'ospedale Vittorio Emanuele è stato dismesso, ma trasferito al San Marco,
per la maggior parte delle unità operative. Quindi unità di ematologie del Papardo, che è un'azienda ospedaliera di Messina, vedete qui la città di riferimento. Azienda ospedaliera Villa Santa Sofia Cervello Palermo, unità operativa di ematologia seconda, vedete qui vengono indicate le unità operative di riferimento, la città e l'azienda ospedaliera, ancora Policlinico, ancora ARMAS Civico Palermo. Quindi i centri, le aziende ospedaliere ovviamente magari sono sempre quelle all'interno della rete regionale. Ciò che si distinguono, ciò che poi dà la specificità alla categoria nosologica, quindi alla malattia, sono le varie unità operative. Per esempio, vedete malattie del sistema nervoso centrale periferico, che interessa particolarmente la malattia rara perché, come vi ho detto, 2/3 dei geni responsabili coinvolgono il sistema nervoso, quindi è inevitabile che il bambino possa avere, seppur di grado variabile, un coinvolgimento neurologico. Allora, le specialità dove le ritroviamo? Per l'età adulta le ritroviamo in ritorno nella presentazione perché oggi fa le bizze e quindi purtroppo le dia non scorrono. Ecco qua. Spero che adesso stiano andando meglio. Ecco, vi stavo portando l'esempio delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico. Vedete, ci sono dei indicati, dei centri che sono dell'età adulta, Clinica Neurologica Catania, Unità Operativa di Neuroriabilitazione a Messina, Messina, Palermo, Unità Operativa di Neurologia, Enna, con l'OASI in particolare, e malattie del sistema nervoso centrale periferico in età pediatrica, in cui, vedete, esistono per il bambino due centri, vengono indicati, quello di Catania, Unità operativa di malattie rare del sistema nervoso in età pediatrica e il Policlinico di Messina, in particolare l'unità operativa di neuropsichiatria infantile, e così via dicendo. Per ciascun gruppo di malattie vengono identificate dalla regione dei centri clinici che rispondano a dei determinati requisiti e che vengono a far parte della rete regionale, quindi nazionale, delle malattie rare, malattie del sistema circolatorio, malattie dell'apparato respiratorio, digerente, genitorinario, connettivo, malformazioni congenite, cromosomopatie e sindromi genetiche, per esempio. Vedete, sindromi genetiche, la maggior parte delle quali sono sindromi rare, riconoscono in regione i seguenti centri: Garibaldi di Catania, Unità Operativa Policlinico di Catania, Villa Sofia Cervello Palermo, Palermo, Policlinico Giaccone Palermo, Oasi di Troina e Policlinico Martino di Messina, e così via dicendo. Sarà poi lo specialista, il vostro medico di famiglia, il vostro pediatra che vi aiuterà, ma non solo, il vostro pediatra, ad identificare nella vostra città qual è il centro di riferimento più idoneo. Ma cosa fa un centro specialistico di riferimento? Cosa ha di particolare? Perché si dovrebbe occupare della malattia di mio figlio? Beh, perché ha un'esperienza, quella che viene definita, prendendo in prestito un termine inglese, un'expertise che lo contraddistingue per la gestione di quella malattia. E sicuramente ciò lo rende più facile, più tempestiva la diagnosi della malattia, lo rende appropriato, idoneo il monitoraggio della malattia, e cioè come seguire il bambino nel tempo. E attraverso una valutazione clinica appropriata, attraverso un esame appropriato, attraverso una valutazione che non è soltanto
fatta dalla visita, derivata dalla visita clinica, ma deriva anche dalla una sapiente raccolta dei dati anamnestici, quindi dei dati che riguardano la storia del bambino dalla nascita sino alla sua età attuale, dei dati che riguardano la storia della famiglia, poiché trattandosi spesso di malattie ereditarie, la famiglia è spesso coinvolta in questo, quindi saper raccogliere in maniera adeguata e saper raccogliere in altri membri della famiglia anche delle manifestazioni è, diciamo, importante. Quindi diagnosi e monitoraggio, valutazione clinica, ma la diagnosi e il monitoraggio si fa anche attraverso indagini di laboratorio, che non soltanto sono rutinarie, perché quelle le potrebbe fare dovunque una persona, potrebbe farle in qualsiasi laboratorio al di fuori del centro specialistico. Cosiddetti esami di primo livello sono quelli rutinari, ma spesso si richiedono per una conferma diagnostica e per il monitoraggio, cioè per seguire il bambino nel tempo, degli esami di secondo livello, che sono degli esami più sofisticati, più complessi, che non fanno i laboratori all'esterno del centro specialistico, ma si tratta per esempio di dosaggi di particolari enzimi per la diagnosi di malattie neurometaboliche, si tratta di indagini più specifiche di cariotipo standard, di un cariotipo molecolare che prende il nome di CGH-RA, per chi è stato un po' più addentro a questi argomenti. Ma sicuramente la diagnosi e il monitoraggio passa anche attraverso delle indagini strumentali. Non si può fare a meno di eseguire o di fare eseguire al bambino delle indagini strumentali, perché è necessario, alla luce del quadro clinico, cioè delle manifestazioni cliniche esterne, anche documentarsi su ciò che è lo stato degli organi internamente. È diventato ormai quasi una routine per alcune unità operative, appunto, che si occupano di malattie del neurosviluppo del bambino, far fare ai bambini delle risonanze, cioè delle indagini strumentali che mi permettono di fare una fotografia più o meno dettagliata, poi a seconda delle capacità risolutive dello strumento che io sto utilizzando, più o meno dettagliata dell'organo, del cervello del bambino. E queste indagini io posso richiederle nel tempo, se è necessario, se mi serve sapere, conoscere il comportamento di alcune lesioni, magari che ho di un pattern di lesioni che ho scoperto facendo la prima risonanza. Le indagini che mette a disposizione la tecnologia sono sempre più sofisticate e anche il clinico si adegua ai tempi, da risonanze che danno una, diciamo, visione statica, un'immagine statica, strutturale, anatomica del cervello del bambino, nei casi in cui è richiesto, in cui è necessario, si può anche usufruire di software particolari che mettono in evidenza quali sono le aree del cervello coinvolte mentre un bambino sta eseguendo un'azione, per esempio, quindi durante l'elaborazione, l'esecuzione dell'esame. Si parla in questo caso di risonanza magnetica funzionale, perché appunto, a differenza della standard, dà un'idea dinamica di quali sono attivamente le aree cerebrali coinvolte durante un particolare attività, esercizio, prova che il bambino sta facendo. Ma certamente sono esami che poi vanno richiesti in relazione alla specificità del caso. L'essere parte della rete nazionale e dei centri clinici specialistici della rete nazionale fa sì che quel centro clinico, quell'unità operativa possa certificare la diagnosi e possa redigere il piano terapeutico. Le persone con malattie rare hanno, abbiamo detto, diritto all'esenzione
dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza e cura sanitaria. E allora è necessario andare dal centro clinico perché solo il centro clinico di riferimento può rilasciare la certificazione di diagnosi, può rilasciare il piano terapeutico che riguarda farmaci, riguarda programmi di riabilitazione per quella malattia di cui è referente. Per cui quel centro clinico non basta che sia un centro clinico di riferimento. Ma se io faccio un piano terapeutico per una malattia che riguarda il sistema nervoso, non posso certificare una malattia che riguarda il cuore, per cui io non sono centro di riferimento. Ecco anche la specificità in tal senso. E vado avanti con le diapositive perché purtroppo spero che adesso vadano, procedano. Non so cosa rende difficile la prosecuzione della presentazione e evidentemente ogni tanto devo aggiornarla. Quindi, certificazione di diagnosi e piano terapeutico. Le prestazioni sanitarie, questa è una questione che molte famiglie richiedono, le prestazioni sanitarie che possono essere erogate in regime di esenzione, sono solo quelle efficaci e appropriate per il trattamento, il monitoraggio e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Quindi ciò significa che se io ho un'esenzione per malattia rara, supponiamo, non so, sclerosi tuberosa, faccio un esempio tra le 6.000 e 8.000 che mi è venuto in mente, io ho un'esenzione per quelle prestazioni sanitarie che sono necessarie per la malattia di cui soffro e quindi sono efficaci e appropriate per il trattamento, per il monitoraggio della mia malattia e per prevenire le complicanze. Ma se una prestazione non dovesse ricadere all'interno di queste, non avrò in esenzione, quindi non ho automaticamente tutte le prestazioni, tutte le cose che io devo fare in esenzione, ma soltanto quelle che sono correlate alla malattia di base. Cosa fa inoltre il centro specialistico? Quindi abbiamo visto che provvede ad una opportuna valutazione clinica, anamnestica, quindi della storia del bambino e della sua famiglia, alla esecuzione di indagini di laboratorio e strumentali altamente specializzati e specifici che non potrebbero essere fatti altrove, al rilascio della certificazione e del piano terapeutico. Ma tra gli esami altamente specializzati, devo dire che c'è anche la diagnosi genetica, attraverso anche unità operative che siano funzionalmente collegate all'unità operativa stessa. Non è detto che l'unità operativa clinica abbia dentro le stanze della sua unità a disposizione il genetista con la strumentazione idonea a elaborare l'indagine genetica, ma è necessario che siano, è sufficiente, come dire, che siano operativamente e funzionalmente collegati. Per cui il paziente potrà fare il prelievo presso il centro clinico di riferimento e il prelievo sarà inviato dagli specialisti stessi, dall'equipe, dal team, presso il laboratorio di riferimento, che può essere dentro l'azienda ospedaliera, può essere in un altro presidio ospedaliero, può essere in un'altra città regionale, può essere in un'altra città nell'ambito del territorio nazionale, può essere al di fuori, al di là dei confini del territorio nazionale. Ecco perché vi ho presentato quella famosa immagine delle malattie sotto forma di triangolo. Ricordiamoci, più è rara la malattia, più è difficile la diagnosi, meno sono i centri specialistici a disposizione. Ma mi chiedo e ci chiedono, c'è sempre bisogno di una diagnosi genetica? Quando c'è bisogno di una diagnosi genetica e perché?
Beh, devo dire che la risposta è affermativa, ovviamente. C'è sempre bisogno, sì, se la valutazione clinica, se la valutazione di laboratorio, se la valutazione strumentale non è chiara, è silente, non depone, non indirizza verso la diagnosi, e allora potrà farlo l'indagine genetica. Sì. È necessaria un'indagine genetica per conoscere meglio la storia naturale della malattia. Perché, vedete, l'esperto clinico non si limita a fare un'indagine genetica, ad avere il risultato e a comunicarvelo, ma mette insieme tutti i risultati degli altri bambini, delle altre persone che hanno la stessa malattia. E poiché all'interno di ciascun gene malato ci sono situazioni diverse, cioè ci sono alterazioni diverse, tutte però responsabili di quella data malattia, l'esperto clinico non fa altro che categorizzare tutte queste alterazioni dei geni malati e cercarle di correlarli alle manifestazioni cliniche, alla gravità della malattia che quella persona presenta. Facendo quello che in termini, come dire, scientifici si chiama correlazione genotipo-fenotipo, laddove il genotipo è l'anomalia genetica, il fenotipo è ciò che appare, cioè le manifestazioni cliniche del paziente. A cosa serve questo esercizio di categorizzazione e di stratificazione? Serve quando poi si stratificano, si mettono insieme tanti dati, a poter in un certo qual senso predire quale sarà la gravità della malattia del bambino, quale sarà la storia naturale della malattia, perché io, lo specialista, avrà studiato che una data mutazione all'interno del gene X, Y, o una data maniera, un dato meccanismo che porta a quella mutazione, si associa più frequentemente con delle manifestazioni più lievi oppure più gravi. Quindi io potrò informare, alla luce dei risultati ottenuti, potrò informare il genitore sulla evoluzione che avrà per le linee generali, che avrà la malattia, sulla gravità, su che cosa aspetta, che tipo di, come dire, alterazioni anche funzionali. Di adattamento potrà avere il bambino. Ecco cosa significa conoscere la storia naturale della malattia. È necessaria una diagnosi genetica se voglio fare una consulenza genetica, che quindi include ovviamente l'esame per la diagnosi genetica, include, mi permette di fare una valutazione del rischio della ricorrenza della malattia all'interno della famiglia. Perché è chiaro che il genitore di un bambino malato, di un bambino con malattia rara, vorrà anche sapere qual è il rischio che si riproponga quella malattia per eventuali future gravidanze e se c'è la possibilità di fare una diagnosi prenatale, quindi preconcezionale, prenatale, presintomatica, ma soprattutto ecco, prenatale nel caso di una coppia. Che voglia intraprendere una successiva gravidanza. Un'altra domanda che può riguardare i genitori è questa: se il bambino è in cura presso il centro specialistico, bisogna andare comunque dal pediatra di famiglia? Beh, la risposta, ovviamente, dal mio punto di vista, è sì. Perché è una malattia ad elevata complessità, i livelli, i bisogni assistenziali di un bambino con malattia rara sono tanti e devono essere soddisfatti da un'assistenza che ha più braccia, ha più mani, ha più voci e quindi il pediatra di famiglia non può essere escluso, non solo non può essere escluso, ma da un'indagine effettuata dall'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e per l'Adolescenza, è emerso che quasi il 90% del campione intervistato, saranno stati circa 500 genitori di bambini con malattie rare,
rara, preferirebbe essere. Come dire, che il pediatra di base, il pediatra di famiglia, avesse le redini della situazione, che avesse più strumenti nel suo armamentario per poter gestire e diagnosticare tempestivamente il disturbo dei propri figli. Perché è necessario questa compartecipazione di gestione assistenziale? Perché il bambino è un bambino, ha una malattia rara, ma è un bambino è un adolescente, quindi ha bisogno di tutto ciò che ha bisogno un bambino, dei bilanci di salute, di valutazioni della crescita, di essere svezzato, di essere curato per le malattie intercorrenti, per la bronchite, per la diarrea, per la dermatite, per le micosi, perché ha bisogno che gli si spieghi come allattare alla mamma. Quindi per tutto ciò che riguarda la sfera del bambino, ha bisogno di essere vaccinato così come tutti gli altri bambini. E ovviamente è un bambino che però ha in sé il fardello, il peso di una malattia cronica, di una malattia spesso multisistemica, di una malattia invalidante. Per cui è necessario il monitoraggio e il trattamento delle complicanze eventuali di queste malattie specifiche per la patologia e per la malattia stessa sono necessarie, là dove disponibili, terapie speciali, che sono terapie a vita. Mettete, per esempio, facciamo il riferimento alla dietoterapia nel caso dei bambini con fenilchetonuria. Da praticare spesso terapie speciali non sempre sono gestibili a casa, ma possono, a volte necessitano di una gestione ospedaliera o di un'assistenza domiciliare particolare, ciò che implica nel caso del bambino una perdita di attività, di giorni di scuola. Ecco allora la scuola dove si inserisce come altro elemento istituzionale che deve conoscere le malattie rare e sono perdite anche di giornate di lavoro per i genitori. Quindi complessità assistenziale va bilanciata tra i centri clinici specialistici e i servizi territoriali, ospedalieri, il pediatra di libera scelta, cioè il pediatra di famiglia, il medico di medicina generale e, ritorno, ribatto il concetto molto importante, all'interno dei centri clinici specialistici dovrà necessariamente essere identificata una figura di riferimento. Quindi non basta avere il centro di riferimento, ma è necessario che vi sia anche all'interno del centro di riferimento la figura di riferimento. Ciò che viene in letteratura straniera indicato come case manager, cioè il regista che muove le fila della gestione, che dice ogni quando il bambino deve essere visto. Ogni quando deve fare la risonanza, quando è giunto il momento di fare una valutazione, non so, oculistica, elettroencefalografica, gastroenterologica, eccetera, e che in un certo qual senso abbia questo case manager, che certo è un essere umano, è pur sempre un essere umano, non è un robot, quindi immaginate che debba, con quanta fatica deve comunque reggere le fila della gestione di pazienti che ha e delle persone, delle famiglie che ha a carico. Ecco, per cui molto spesso si fa riferimento anche a un team all'interno del quale il case manager è il referente, è il responsabile, ma è necessario che questa figura ci sia per dare un orientamento alle famiglie, altrimenti si, come dire, affidano nelle loro periodiche valutazioni a persone che sono sempre diverse e quindi devono ricominciare a raccontare la loro storia, a portare le precedenti relazioni cliniche, a rifare tutto, generando sfiducia nel centro stesso, generando emozioni negative, ecco, anche di senso di abbandono, di trascuratezza, di solitudine. Ma
Esiste la prevenzione? Ecco, voltiamo pagina. Abbiamo parlato del centro specialistico, abbiamo parlato delle caratteristiche generali delle malattie rare, ma possiamo prevenirle? E in che termini si può parlare di prevenzione per le malattie rare? Allora, abbiamo in medicina, così come in medicina, anche nel caso delle malattie rare, spero che vediate questa diapositiva perché è molto esplicativa, la riclicco. Esistono tre livelli di prevenzione. Va da sé che il concetto di prevenzione implica che io evito che una cosa avvenga, quindi evito di ammalarmi di una cosa, ma non sempre il significato di prevenzione è solo questo. Appunto, esistono tre livelli di prevenzione: prevenzione primaria, prevenzione secondaria, prevenzione terziaria. Tutti e tre i modelli di prevenzione sono applicabili alle malattie rare. Nella prevenzione primaria, io impedisco che la persona, che il bambino abbia la malattia. E quindi in che maniera lo impedisco? Identificando il fattore di rischio. Cosa significa? Ecco, la prevenzione primaria. La prevenzione primaria interviene sul soggetto sano e si propone di mantenere le condizioni di benessere e quindi di evitare la comparsa di malattie. Ora, se il concetto di prevenzione primaria è più facilmente comprensibile nel caso di malattie come per esempio l'infarto, io so che devo avere uno stile di vita ideale. Non devo mangiare alimenti molto grassi, devo fare molta attività sportiva, così evito, prevengo l'infarto, evito di ammalarmi di infarto. Ma posso dire lo stesso per le malattie rare? Posso dire faccio questo così evito a mio figlio di avere una malattia rara? Per certi aspetti lo posso dire, purtroppo per pochi casi. Per esempio, nel caso delle malformazioni congenite, cioè le malattie in cui il bambino nasce con una struttura degli organi che non è quella consueta, quindi del viso, delle mani, degli organi interni. Le malformazioni congenite sono il principale gruppo tra le malattie rare per cui esistono opzioni di prevenzione primaria. Cosa devo fare allora? Devo identificare i fattori di rischio. Allora, in questo caso, il sistema sanitario nazionale, la comunità scientifica deve farsi promotore della diffusione nel pubblico, un po' come sto facendo io oggi, un po' lo scopo della presentazione di tutte le attività della ricerca, deve promuovere la conoscenza che corretti stili di vita e alimentazioni corrette influenzano lo sviluppo del bambino. E mi possono far sì che possono essere evitate delle malformazioni, così come anche l'evitamento ad esposizione a sostanze teratogene. Le sostanze teratogene sono quelle sostanze che si assunta durante la gravidanza, durante le prime fasi della gravidanza, alterano lo sviluppo regolare del bambino. Per esempio, ci sono dei farmaci. E per esempio ci sono delle sostanze ambientali tossiche. Non so, l'esempio pratico nella nostra regione, quanto è accaduto, i dati che alcuni ricercatori hanno evidenziato allarmanti sull'aumento del numero di nascite di bambini malformati nelle aree industriali dei comuni di Gela, Augusto, Priolo, eccetera. Quindi sono sostanze che agiscono sulla, noi diciamo, morfogenesi, cioè su tutti quei processi a cui va incontro un bambino durante le prime fasi della sua vita prenatale. Anche la riduzione del consumo di alcol e fumo e droghe, vedete, esiste una condizione che si chiama sindrome d'astinenza neonatale, sindrome fetoalcolica, che non tutti sanno, ma che è causata dall'uso durante la gravidanza di bevande alcoliche,
soprattutto che influiscono nelle prime fasi della formazione dell'embrione e che sono responsabili, sostanze alcoliche, fumo eccessivo e ovviamente droghe, sono responsabili non soltanto di effetti transitori nel bambino, quali potrebbero essere al momento della nascita, irritabilità, convulsioni, scarso accrescimento, ma anche di effetti permanenti. Si creano dei disturbi del neurosviluppo nel bambino, di madri che hanno fatto uso di alcol, di bevande alcoliche, di fumo durante la gravidanza. Per esempio, può permanere un quadro malformativo. Può essere causa di un quadro malformativo cerebrale oppure disturbi del neurosviluppo come ritardi del linguaggio, un disturbo come un deficit d'attenzione con iperattività. Quindi vedete, molto spesso non ci si fa caso che anche il consumo di alcol possa sortire degli effetti negativi durante la gravidanza. La prevenzione che riguarda anche conoscere come è possibile evitare, ridurre la frequenza di alcune malformazioni come i difetti congeniti del tubo neurale, di chiusura del tubo neurale, che in termini così più semplici significano delle malformazioni del midollo spinale, delle malformazioni del cervello, mediante la somministrazione di acido folico. Nel periodo pericongezionale, del motivo per cui ecco, ormai è una somministrazione a tappeto che fanno gli stessi ginecologi quando la donna già gravida si reca, ma in realtà l'acido folico dovrebbe essere assunto alcune tempo prima si programmi, se possibile, dire di programmazione di una gravidanza. Proprio così, si potenzia, ecco, l'effetto preventivo di questo farmaco. Anche la consulenza genetica, se vogliamo, interviene nell'ambito della, prevenzione primaria, perché tale prevenzione può essere indirizzata dalla consulenza genetica nelle coppie che hanno una familiarità positiva per quella patologia. Quindi c'è in famiglia un caso di malattia rara e io voglio sapere se qual è il rischio per ogni gravidanza a cui vado incontro che il mio bambino abbia pure quella determinata malattia rara? O cosa accade quando all'interno della famiglia c'è un rapporto di consanguinità tra coniugi? Quindi queste sono domande a cui risponde la consulenza genetica e a cui lo specialista di riferimento vi inoltra. All'interno o della sua azienda o anche in strutture funzionalmente correlate. Quella era la prevenzione primaria, ma esiste anche una prevenzione secondaria che riguarda una diagnosi quanto più tempestiva della malattia. Ecco che cosa si intende per prevenzione secondaria. Riconoscere una malattia prima che questa si manifesti. Voi direte quasi impossibile farlo perché prima che si manifesti il bambino sta bene. Quindi come faccio a sapere che il bambino potenzialmente è a rischio di una malattia? Bene, invece è possibile, certo non per tutte le malattie esistenti su questo mondo, ma per un gruppo cospicuo di essi. E questo si ottiene attraverso lo screening neonatale. Lo screening che appunto consiste nella diagnosi precoce, nella identificazione precoce, per meglio dire, dei bambini che sono a rischio di sviluppare determinate malattie. Perché mi interessa saperlo in anticipo? Perché devo mirare alla guarigione o devo mirare al limitare la progressione della malattia. Vedete che gli screening in pediatria hanno ribaltato, hanno rivoluzionato la medicina preventiva pediatrica e da molti anni, un po' di anni fa,
hanno festeggiato i 50 anni di età, gli screening metabolici, gli screening neonatali, ma sono da sempre ritenuti un'arma straordinaria per la identificazione di bambini a rischio di contrarre malattie. Cosa succede oggi? Voi sapete, per chi è andato incontro a già a gravidanze, voi sapete che alla nascita il bambino viene obbligatoriamente sottoposto ad una punturina dal tallone. Questa punturina permette la fuoriuscita di alcune gocce di sangue. Queste gocce di sangue vengono trasferite, proprio come nell'immagine che spero stiate vedendo, vengono trasferite nel cartoncino e il cartoncino viene mandato ad un laboratorio di competenza, laboratorio screening, e esaminerà la presenza di alcune sostanze che deporranno per la presenza, per il rischio da parte del bambino di contrarre o meno delle malattie. Attraverso un programma di screening effettuato alla nascita, quindi, è possibile identificare alcune malattie prima che queste si manifestino, allo scopo di iniziare una terapia tempestiva, così da ridurre i danni d'organo altrimenti irreversibili. Il test di screening ha delle caratteristiche particolari e su questo che vorrei farvi vedere si centra un po' l'idea che il legislatore ha dello screening, che è l'esperto in sanità pubblica. Questa è tutta la popolazione di neonati in Italia, quindi lo screening è su tutto il territorio nazionale. Quindi si fa screening a Ragusa, a Catania, come si fa screening, lo stesso screening in Trentino, a Reggio Emilia, a Torino. Quindi tutta la popolazione neonatale è sottoposta a questo screening. A questa punturina dal tallone, facendo questa punturina, una parte di bambini saranno negativi, cioè non emergerà nulla del test. Una parte minore di bambini invece avranno un test positivo, per cui è necessario dal test positivo avere una conferma diagnostica del test. Si fa allora un test di conferma diagnostica, alcuni bambini risulteranno sani, cioè si trattava di un falso positivo, altri invece, per altri verrà confermato lo stato di malattia e verranno presi in carico. Ecco, ancora una volta, da chi? Dal centro specialistico di riferimento per quella data malattia. Le malattie che sono sottoposte a screening sono andate via via crescendo numericamente, non solo in ambito internazionale, ma anche in Italia. L'Italia si è mossa molto bene nell'ambito degli screening neonatali, tant'è che da qualche anno abbiamo anche incluso tantissime nuove malattie per legge all'interno di questo screening. Ma perché non tutte le malattie genetiche possono essere messe allora dentro questo programma di screening? Perché soltanto alcune possono beneficiarne? Perché è necessario avere delle determinate caratteristiche. È necessario che sia una malattia appunto genetica, che esista una fase preclinica, cioè esista un intervallo di benessere nel bambino, che esiste un biomarcatore, cioè che esista una sostanza che io posso andare a dosare in quel cartoncino che ho sporcato col sangue del bambino. Non tutte purtroppo le malattie genetiche hanno questo biomarcatore che io posso rintracciare con una strumentazione di laboratorio. Quindi deve esserci un test di laboratorio disponibile che mi permetta di valutare la presenza di quel biomarcatore. E poi ovviamente devono esserci a disposizione delle cure, delle terapie efficaci perché abbia senso, giustificazione lo screening, perché una diagnosi tempestiva che viene fatta con lo screening
mi permette l'attuazione di programmi di cura, di programmi riabilitativi, di una consulenza genetica in tempi brevissimi, anziché aspettare che il bambino si faccia grandetto, che abbia 1 anno, 2 anni, 3 anni e che si instauri proprio il quadro patologico. Cosa accade in Italia oggi? Non voglio annoiarvi con gli aspetti burocratici, ma vi informo che a seguito di un emendamento, di una legge, di un decreto che è del 2016, lo screening obbligatorio che prima veniva fatto per 3 malattie, fibrosi cistica, fenilchetonuria ed ipotiroidismo congenito, è stato esteso a circa 40 malattie neurometaboliche. Che significa che in quella goccia di sangue lo specialista di laboratorio, l'esperto di laboratorio che gestisce poi quel semplice cartoncino di sangue, riesce a identificare circa 40 biomarcatori diversi, riuscendo quindi a dire qual è il rischio che quel bambino abbia quella determinata malattia. E allora è questo l'iter che il bambino dal momento della nascita, ve lo ripropongo, segue in relazione allo screening neonatale. Nasce presso il centro clinico, centro nascita, i genitori, la mamma viene letta un'informativa e un consenso ai genitori e viene praticato lo screening, quindi questa punturina, intorno al 48esimo-72esimo giorno di vita. Il cartoncino viene conservato e trasportato adeguatamente e viene appunto portato al centro screening di riferimento, quindi personale e strumentazione altamente specializzato. Viene ottenuto un profilo di rischio in relazione alla concentrazione di quelle sostanze nel sangue del bambino. Se il profilo di rischio è basso, viene effettuato un secondo prelievo, quindi viene allertato il centro nascita e viene quindi rifatto il prelievo, oppure se il profilo di rischio è alto, si bypassa questa fase e il bambino viene chiamato direttamente e convocato, inviato presso il centro clinico di riferimento che si occuperà della conferma diagnostica, della presa in carico, del trattamento, del follow-up, quindi del monitoraggio e quindi della consulenza genetica. Quindi vedete, non è soltanto un problema di fare un prelievo ad un bambino appena nasce, ma è tutto il programma che ci sta dietro, le varie fasi. Perché basta l'alterazione di una di queste fasi, il cartoncino che sta una settimana sulla scrivania dello specialista o che non viene adeguatamente trasportato, quindi conservato e trasportato, o la mancanza di una strumentazione idonea, sono delle strumentazioni molto costose e in particolare tanto sono costose, immaginate che questo tipo di esame, che viene effettuato attraverso una spettrometria di massa, è possibile farlo soltanto in due laboratori in tutta la regione, Catania per la Sicilia orientale e Palermo per la Sicilia occidentale, proprio a testimonianza del personale che deve essere altamente specializzato nel gestire queste informazioni che sono molto delicate, perché da questo poi deriva la vita del bambino e dalla necessità di una strumentazione che è molto costosa, che spesso deve lavorare in tandem, in coppia con un'altra strumentazione simile e quindi non è possibile che tutti i centri in tutte le città abbiano questa strumentazione. Assieme a questo screening neonatale che ha preso il nome di screening neonatale esteso, appunto perché non vengono più coinvolti, dosati e valutati il rischio per 3 malattie, ma per ben 40, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza include obbligatoriamente, quindi che significa obbligatoriamente? Significa che il cittadino non paga,
I genitori non pagano per lo screening neonatale delle 40 malattie e non pagano neppure per lo screening neonatale che viene effettuato appunto al momento della nascita nel centro clinico in cui nasce il bambino, lo screening per sordità congenita e per cataratta congenita. Perché è importante scoprire che molte sordità sono sordità genetiche rare? Perché, poiché dalla sordità dipende anche lo sviluppo del linguaggio del bambino, prima mi accorgo che il bambino ha un difetto di udito, prima intervengo nel correggere il difetto d'udito, meno influenzo la capacità di acquisizione del linguaggio del bambino. E ovviamente lo stesso ragionamento va fatto per la cataratta congenita. La cataratta non è soltanto un problema degli adulti, ma è anche un problema fortunatamente più raro dei bambini. Alcune malattie, alcune condizioni rare si presentano con la cataratta già dalla nascita. La cataratta è una delle principali cause di cecità nel bambino. Quindi, se io non mi accorgo che il bambino ha la cataratta, perché nei primi giorni di vita posso non accorgermene, non posso intervenire e quindi, come dire, intervenendo garantisco un regolare sviluppo visivo da parte del bambino. Ecco l'importanza per la sordità e per la cataratta di una diagnosi precoce ed ecco perché è stato incluso nello screening neonatale. Ultimo tipo di prevenzione riguarda la prevenzione terziaria. La prevenzione terziaria consiste nella prevenzione delle complicanze di una malattia, dell'ulteriore aggravamento. Ciò significa che se io ho una malattia, devo monitorare la malattia, cioè io devo fare dei controlli, sono scoccianti, da ragazzino, da adolescente mi scoccio ad andare ogni 6 mesi in ospedale, a fare ogni 6 mesi una radiografia, una risonanza, una visita oculistica o quello che sia, un esame al cuore, un'elettroencefalografia o farlo un elettroencefalogramma, farlo una volta l'anno, però è necessario perché le indagini strumentali mi danno l'idea della progressione della malattia. Così come posso intervenire sulle complicanze anche con la riabilitazione. Quindi è necessario che ci sia un programma di riabilitazione motoria, del linguaggio, comportamentale, cognitivo-comportamentale, che ci sia una riabilitazione serrata, che non sia fatta una tantum, che non sia saltuaria, ma che sia costante nel tempo e che abbia ovviamente un programma condiviso tra riabilitatore ed esperto centro clinico della malattia. Un'altra domanda a cui fanno spesso riferimento i pazienti, perché lo sanno gli specialisti che vivono queste realtà, è se la diagnosi tarda ad arrivare? Vedete, non è facile sempre azzeccare la diagnosi, non è facile farla in tempo e quindi farla quando in coincidenza dell'esordio della malattia. Ma spesso esiste un intervallo di tempo che prende il nome di ritardo diagnostico che separa l'esordio delle manifestazioni cliniche dalla diagnosi dello specialista. Allora, in questa diapositiva vi faccio vedere un'esperienza di gruppi di famiglie inglesi, quindi vedete non sono soltanto gli italiani o i siciliani che hanno difficoltà, molto spesso ci si lamenta della sanità regionale. Però vedete, nel caso, nell'ambito delle malattie rare, il problema non soltanto è regionale, nazionale, ma è internazionale, perché purtroppo quello del ritardo diagnostico o della difficoltà della diagnosi è un problema che attanaglia in genere le malattie rare e quindi gli specialisti che se ne occupano. In questa indagine, vedete, ho focalizzato due questioni fondamentali. Quanto tempo la tua famiglia ha dovuto aspettare prima di che venisse fatta una diagnosi, quindi prima che vi fosse il nome e il cognome della malattia? Le risposte sono variabili, ma non si dice subito. Meno di un mese, meno di circa o meno di 3 mesi nella maggior parte dei casi, ma nel 17% dei casi si aspetta da 2 a 5 anni. Quindi vedete come
molto, il ritardo diagnostico è molto variabile, addirittura in questa indagine 4% delle persone dicono ho aspettato più di 20 anni. È vero perché grazie al cielo la scienza va avanti con gli strumenti diagnostici e quindi aumentano le possibilità di diagnosi di malattie che sono esordite 10 anni prima, 20 anni prima, 30 anni prima. Addirittura si giunge anche in età senile ad una nuova diagnosi di malattia rara. Questo cosa comporta? È chiaro che comporta un certo senso di sfiducia, di disorientamento nella persona, ma soprattutto nei genitori di un bambino con una malattia rara, che vorrebbero il meglio per il loro figlio, vorrebbero che tutto fosse definito presto e bene, che vi fosse una terapia, ma è giusto che sia così. E quindi comincia quel fenomeno che viene detto in termini più per cui si va dal medico che mi ha indicato mia cugina, dal medico con cui si è trovato meglio il vicino di casa, o che mi ha detto la maestra, o che mi ha detto la mamma del bambino che incontro al centro di riabilitazione, creando appunto delle ulteriori complessità. In questa seconda domanda, quanti dottori hai visto prima di raggiungere la diagnosi definitiva? Nel 40%, anzi quasi nel 50%, la risposta è da 3 a 5. Molto spesso questi colleghi, questi altri specialisti, non sono nella città di residenza del bambino, quindi bisogna affrontare dei viaggi, delle permanenze al di fuori della propria città, del proprio luogo di residenza, con conseguenze, difficoltà sul piano di gestione del lavoro, della scuola, sul piano economico anche della famiglia, che spesso non vengono rimborsate dal Sistema Sanitario Nazionale. E se quindi la diagnosi tarda ad arrivare, che cosa può accadere? Un'altra vi ho portato l'esperienza di chi sta dall'altra parte della barricata, cioè le famiglie di bambini o di malati con malattie rare. Questo è uno studio che è un po' datato, però è ancora efficace per ciò che evidenzia. Su 6.000 pazienti con malattie rare, 25% di questi aveva subito un ritardo diagnostico. Che cosa aveva comportato il ritardo diagnostico? Una diagnosi errata? Nel 40% dei casi, quindi una diagnosi A invece di B. E questo che cosa comporta? A parte che comportare delle terapie inappropriate, terapie chirurgiche, terapie mediche, posso fare una terapia di cui non avevo bisogno, o una terapia, non ho fatto una terapia di cui avevo bisogno, ma ovviamente comporta degli importanti risvolti psicologici. Perché improvvisamente so di avere un'altra cosa, o non ho saputo di avere una cosa per molti anni, e quindi non ho saputo quale fosse il mio domani, cosa aspettare da mio figlio come scuola, come rendimento scolastico, come capacità di relazione, come attività sportive da fare, tutto ciò che caratterizza poi la vita pratica, la vita quotidiana di una persona e di una famiglia. Purtroppo, e questa è una nota di demerito, negli specialisti, nel 45% dei casi questa indagine ha evidenziato che c'è una scarsa comunicazione sulla diagnosi, una comunicazione sbagliata, fatta in contesti poco idonei, fatta frettolosamente, fatta da persone non altamente specializzate, fatta non con lo dovuto, maniere. E fortunatamente non tutti gli specialisti rientrano in questa categoria, ma c'è tanto da lavorare sulla formazione degli specialisti anche nella comunicazione della diagnosi. Le malattie rare senza diagnosi, come vi dicevo, sono un grosso fardello sono un grosso fardello della delle malattie rare e a seconda delle casistiche che teniamo in considerazione,
sino al 40%, dal 30 al 40%, poi ci sono dei numeri anche più bassi, ma ripeto, questo in relazione alla esperienza dei gruppi che vengono citati, circa quindi comunque una buona fetta di malattie rimane senza diagnosi o comunque rimane senza una etichetta definita, rimane il sospetto che possa essere una condizione rara, rimane il sospetto che possa, o la certezza che possa essere una condizione rara che magari colpisce le capacità intellettive del bambino, colpisce il comportamento, colpisce altri organi, ma non riusciamo a dare nome e cognome a questa patologia. E allora cosa può aiutare una persona, un cittadino, una famiglia ad avere delle informazioni valide sul territorio nazionale? Chi mi può dire, oltre al mio medico di famiglia, oltre ad altre persone che magari mi trovo nel mio percorso di genitore, di bambino, di figlio con malattia rara, chi mi può dire esattamente dove andare? Chi mi orienta nella mia città, nella mia regione, nella mia città? Fortunatamente esistono dei centri di detti informazioni, delle helpline, delle linee di informazioni che sono ovviamente istituzionali, non sono nate dal nulla, ma sono a livello nazionale, sono a livello regionale, sono a livello provinciale. Tra di esse sono anche queste messe in rete in maniera da agevolare quanto più possibile, da rendere quanto più possibile veritiera e calata nella realtà della singola persona. Uno di questi, cito soltanto due valide forme di informazioni a cui vi invito a rivolgervi se è nel caso in cui voleste chiarimenti in merito a centri di orientamento, centri clinici, in merito a diritti esigibili, cioè esenzioni, cosa, se una data malattia dà diritto all'esenzione, perché sì, perché no, come posso fare? Perché ce l'abbia, esiste, a chi posso segnalare il problema, oppure esistono delle sperimentazioni in corso per la mia malattia, per la malattia di mio figlio in Italia o all'estero, come posso far parte? Esistono delle associazioni di famiglie? Tutto questo e altro possono darle i servizi di informazioni. Questo che vi mostro in figura è l'889 69 49, malattie rare, ti ascolto, ti oriento e ti informo, è un numero verde, quindi gratuito per il cittadino, assolutamente gratuito, istituito presso il Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Troverete un personale che vi accoglierà e cercherà di rispondere. Calandosi nella vostra realtà geografica, regionale, di bisogno, cercherà di soddisfare la vostra richiesta. Un altro fonte di informazione più nuovo, perché il telefono verde malattie rare, di cui vi ho fatto vedere l'immagine. Troverà all'indirizzo www.it, un portale ministeriale, appunto, il Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, troverete delle informazioni inerenti appunto ai centri di cura, codici di esenzione, troverete anche delle newsletter che sono state fatte da specialisti del settore dedicate a diverse malattie, poi il contenuto delle newsletter varia. Può essere
presentazione che un po' ha presentato, scusate il gioco di parole, il bisticcio di parole, un po' le caratteristiche generali delle malattie, vi informo che appunto alla luce della considerazione che le malattie rare non interessano soltanto l'area medica, ma coinvolgono importanti aree di relazioni psicologiche, sociali, professionali. Non solo della malato raro, che può essere bambino, può essere adolescente, può essere adulto, ma soprattutto di chi se ne prende cura, del familiare, del genitore, del caregiver, detto in termini generali. E allora la nostra università, io con altri colleghi, abbiamo messo a disposizione un'indagine che vuole mettere in risalto le difficoltà dei malati rari al tempo del Covid-19. Sappiamo quanto sia difficile questa situazione di emergenza, sia difficile per tutti perché ha rivoluzionato le nostre abitudini, ha colpito purtroppo i nostri cari, dei nostri cari amici, dei nostri familiari e sappiamo come siano stati particolarmente coinvolte le categorie più fragili e quindi i bambini, gli anziani, i malati cronici, i malati con malattie rare. E a loro che abbiamo dedicato questa indagine, a cui potete partecipare, è un'indagine libera, gratuita, che consiste nella compilazione di un questionario che si autosomministra. Il questionario dura circa mezz'oretta. Però dà voce alla vostra situazione, alle vostre necessità, alle vostre emergenze, a tutto ciò che avete dovuto rinunziare, a come vi siete adeguati in questo periodo, e come continuate ad adeguarvi, visto anche la ridistribuzione dei servizi clinici, la chiusura di alcuni ambulatori, di alcuni centri di riabilitazione, delle scuole, la didattica a distanza che lascia tutti insoddisfatti, l'approccio delle terapie neurocomportamentali che sono state sospese e altri bisogni anche di natura sociale che appunto investono il malato raro e il suo caregiver. Per partecipare basta accedere al link che vedete www.disfor.unict.it e vi scaricate il questionario da cellulare, da telefonino o da qualsiasi device voi vogliate. Il questionario è anonimo, importantissimo, quindi non viene identificata la persona, ma soltanto i suoi bisogni. Dalla raccolta dei questionari ne deriverà poi studio, ecco, dei risultati e un possibile adeguamento delle risorse umane, delle risorse strutturali che la sanità, la scuola, la società mette a disposizione. Le malattie rare hanno bisogno di essere conosciute per essere combattute e allora per essere studiate, per essere combattute, per essere adeguatamente trattate, per essere adeguatamente diagnosticate. E allora esistono sul territorio nazionale diverse attività di sensibilizzazione alla conoscenza delle malattie rare. Ve ne dico una fra tante, che mi sta particolarmente a cuore perché mette insieme un po' gli spazi emotivi ed espressivi, non solo dei malati rari, ma di chi vuole farsene portavoce, di chi vuole contribuire a questa campagna di sensibilizzazione. È una campagna, è un concorso artistico, letterario e musicale che si chiama Il volo di Pegaso e che è organizzato da un gruppo di colleghi del Nazionale Malattie Rare, si occupa ogni anno di bandirlo e che dà appunto la possibilità di creare spazi espressivi ad adulti, bambini, principianti, esperti, artisti che vogliano contribuire a diffondere la conoscenza delle malattie rare. Se siete interessati, il bando purtroppo sta per chiudere, ma riguarda diverse aree dell'espressione artistica,
dalla narrativa alla poesia, al disegno, alla scultura, pittura, arti grafiche, musica, composizione, interpretazione. Date un occhio a questo indirizzo che vedete nello schermo, spero che possiate vederlo. La premiazione, i vostri lavori saranno giudicati da una giuria di esperti e la premiazione avverrà a fine febbraio, quando in genere nella settimana dal 24 al 28 si celebra la giornata internazionale, in tutto il mondo, la giornata internazionale dei malati rari. Bene, mi avvio alle conclusioni. Perché ricordando che anche l'organizzazione di questi eventi che si alternano sul web in questi 3 giorni, è molto importante perché contribuisce anche questo a far conoscere la malattia rara attraverso queste attività, attraverso i canali che vengono poi anche promosse non soltanto nella sede in cui hanno luogo, ma sui canali social, anche attività di gioco ludiche che non fanno altro attraverso domande molto semplici, appunto, che veicolare informazioni riguardanti il tema delle malattie rare. E concludo dicendo cosa ci aspetta, qual è il presente, qual è il futuro che si fa presente nella ricerca. Questa figura che spero vediate mette in evidenza come in effetti c'è una rete anche di ricercatori nell'ambito delle malattie rare. Passiamo da una cosiddetta ricerca di base, che è la ricerca che si compie in laboratorio, che getta appunto la base alla scoperta scientifica, al trasferimento della informazione ottenuta in laboratorio nell'essere umano, prima nell'animale, poi nell'essere umano. E allora questo schema, questa figura, semplice figura, mette proprio in evidenza i 3 momenti essenziali della ricerca nell'ambito della ricerca scientifica, che poi sia della malattia rara, visto che parliamo di malattia rara, vedete, c'è uno studio di base. C'è uno studio che si fa in laboratorio, che lo scienziato fa sulle cellule, sui geni, sul materiale genetico, sul DNA. Quindi, poi c'è uno studio che viene trasferito all'animale da esperimento, che per certi aspetti è un passaggio utile perché mi permette di capire in che maniera un essere vivente, seppur umano, quindi un essere vivente che ha delle caratteristiche quanto più simili all'essere umano, in che maniera reagisce a quel determinato protocollo, a quella determinata ricerca, a quel determinato studio. Quando ho la sicurezza che il trattamento, che la scoperta è sicura ed efficace, allora la scoperta, la ricerca da preclinica diventa clinica e quindi va al letto del malato. Viene trasferito alla persona. In che ambito si muove la ricerca scientifica? Quali sono, dove dobbiamo porre le nostre speranze? Beh, diciamo che la ricerca investe tanti ambiti delle malattie rare. Sicuramente quello a cui un individuo, un genitore, mettendomi nei panni del genitore, desidera tanto è una miglioramento nelle capacità di diagnosi, ma soprattutto nel trattamento della malattia del figlio. Allora, sia nella diagnosi che nel trattamento, la scienza fa e farà dei grossi passi da gigante per quanto riguarda la genetica molecolare, per esempio, che contribuisce giorno dopo giorno a ridurre quel ritardo diagnostico, quelle malati senza diagnosi, dando un nome alla malattia. Ci sono delle tecniche nuove che vengono chiamate Next Generation Sequencing, quindi delle tecniche di nuova generazione, che permettono di analizzare frammenti di DNA, estesi frammenti di DNA, contemporaneamente, parallelamente,
raggiungere una diagnosi più sicura, certa, invece di procedere all'analisi del singolo gene, di sequenziare il singolo gene. Come per esempio questo tipo di indagine, questo tipo di strumentazione, ecco, di approccio, chiamiamolo così, ha ridotto del 30-40% la possibilità di restare senza diagnosi, quindi ha favorito la possibilità di nuove diagnosi. Questo su che cosa influisce all'interno di un nucleo familiare? Ma senz'altro ottenere una diagnosi è importante per l'equilibrio psicologico del bambino che si fa adulto e della famiglia. È importante perché dà la possibilità di un'appropriata consulenza genetica, indirizza verso gli accertamenti giusti, orienta verso la terapia giusta, orienta verso il monitoraggio giusto della malattia. E anche nel trattamento è il presente e il futuro che si fa presente attraverso le cosiddette terapie avanzate, le terapie personalizzate, per cui si tende a curare non la malattia, ma la persona con quella malattia. Farmaci biologici che prodotti da materiali biologici manipolati in laboratorio, la terapia genica che consente di andare a cambiare il gene malato attraverso veramente meravigliosi processi di ingegneria di laboratorio, si è capaci di andare a sostituire il gene malato e quindi di ottenere una guarigione definitiva della malattia. Usufruiscono di questa terapia a tutt'oggi soltanto alcune malattie genetiche rare, ma sempre più studiosi, sempre più ricercatori sono impegnati nell'estendere questo tipo di terapia a malattie sempre più numerose. In ultimo, la terapia cellulare, per esempio, che utilizza spesso cellule staminali, comporta la manipolazione in laboratorio di queste cellule e quindi il trasferimento all'interno degli organi del bambino affinché queste cellule prendano il posto delle cellule malate. E quindi tra gli impegni della comunità scientifica vi è proprio quello di indirizzare lo sforzo della ricerca, di indirizzare gli investimenti che le istituzioni danno alla ricerca verso la scoperta della realizzazione di terapie avanzate. Questo lo si fa all'interno di reti anche europee, ma non solo europee, direi internazionali di collaborazione, quindi non c'è soltanto una rete di specialisti, ma c'è anche una rete di scienziati, c'è una comunità scientifica in rete, una comunità scientifica che si confronta continuamente, che mette pubblica i risultati perché siano materia di confronto, che dialoga, a cui ci si rivolge per seconde, per terze consulenze, eccetera. Quindi l'avanzamento della ricerca passa anche attraverso la collaborazione alla ricerca. Non per niente i progetti scientifici sono progetti di collaborazione. E più si collabora e più sono importanti i risultati che si ottengono. A cosa serve far parte di associazioni dedicate? Beh, è chiaro che serve, esistono per le malattie rare tante associazioni che sono dedicate ad ogni malattia rara. Per una malattia esistono anche più associazioni. Il mondo delle associazioni, che è il mondo delle famiglie che si mettono insieme, il mondo dei malati che si mette insieme per condividere i bisogni, le necessità, per condividere la ricerca dei traguardi, per condividere le gioie dei traguardi raggiunti. È un mondo che molto sta dando alla ricerca. Mi sembrerà strano, ma le associazioni, soprattutto negli ultimi anni, hanno contribuito in maniera veramente attiva, determinante, in un clima di collaborazione attiva con l'attività dei clinici.
Ogni associazione ha un comitato scientifico, l'associazione stessa promuove, finanzia, sostiene progetti di ricerca, l'associazione stessa promuove la conoscenza delle malattie attraverso campagne, attraverso raccolte fondi. Quindi è molto importante condividere i propri problemi anche all'interno e con famiglie che vivono la stessa realtà. E quindi da questo punto di vista io trovo molto utile e consigliabile, ecco, fa riferimento, fa parte di un'associazione. A proposito di un'associazione, e mi avvio alle conclusioni, volevo proprio farvi vedere in un breve video di 1 minuto, spero che vada, altrimenti fa niente, che mi ha mandato un'associazione di cui faccio parte, Associazione Nazionale Atassia Telangiectasia, per i pazienti che hanno questa rara e brutta malattia. E proprio all'interno di questo video si coglie che è un video internazionale, quindi fatto da genitori di diverse regioni, di diverse nazioni, si coglie lo spirito di cooperazione, si coglie lo spirito di collaborazione, si coglie la necessità di gridare il nome della malattia, perché dalla conoscenza della malattia derivano gli investimenti, investimenti pubblici, investimenti privati nella ricerca della malattia. Allora, io spero che il video parta. Vediamo un po'. Non so se lo vedete. Angiotensina es una enfermedad rara genética y neurodegenerativa. Il existe environ 300 sortes d'ataxie. L'ataxie telangiectasie fait partie. In the world, there are hundreds of children and young people with ataxia telangiectasia. Ataxie telangiectasie hastalığı gittikçe artan fiziksel yetersizliğe sebep olmaktadır. La inmunodeficiencia y el mayor riesgo de tumores también van unidos a la taxia. There is no treatment or cure for taxia telangiectasia. Mi dispiace perché so che non si sente, però cioè si vede, si sente ma non si vede. Ataxia zijn meestal rond de 9e levensjaar al zo non so come fare. Taxia telangiectasia. Ok, io concludo, purtroppo il video non si sente, ma vale lo stesso, non ha importanza, l'iniziativa poi è su YouTube, Associazione Nazionale Atassia Telangiectasia, vale il significato che ha questo per le famiglie e l'importanza che si parli della malattia dei propri figli, perché così la ricerca possa andare avanti. Io vi saluto, è stato un piacere stare con voi. Sì, infatti metteremo questo video sul canale YouTube del Dipartimento di Scienze della Formazione, sul canale YouTube di SFOR, quindi potete vederlo. E volevo salutarvi dando il mio contatto, qualora qualcuno fosse interessato a conoscere di più. Io sono Agata Polizzi, lavoro presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Catania, e la mia email è agata.polizzi1, attenzione, non dimenticate quell'1, @unict.it. Vi saluto e vi auguro un buon proseguimento tra le tante mille attività che l'Università di Catania vi propone in questi giorni.